Una proposta interessante quella della CISL che mi sento di sottoscrivere. Come Regione Lombardia mi farò parte attiva per costituire un gruppo di lavoro, un comitato che abbia come obiettivo quello di fare in modo che la RAI abbia una sede per l'Expo specifica, specializzata per Expo. Domani vedrò a Roma il direttore generale e porterò il documento che oggi la CISL presenta e che io intendo sottoscrivere e sostenere. Un canale per l'Expo? Non solo, Milano merita un investimento della RAI deciso perché ha le potenzialità, perché ha le strutture, perché ha gli uomini e i mezzi e non è giusto che la RAI sia solo Roma. Expo è un'occasione straordinaria che la RAI non può perdere come servizio pubblico, ma io credo che possa essere un'occasione anche per scegliere e decidere di investire su Milano, un centro di produzione storico, la RAI è nata anche qua ed è giusto riconoscere a questa città e alla sede RAI di Milano il compito e il ruolo che ha avuto e che deve continuare ad avere. E per il genere Expo il centro, non di produzione, un altro ruolo. Ma questo si può vedere, si può discutere. L'importante è che ci sia la decisione della RAI, l'intenzione della RAI di investire su Milano e non di disinvestire, portare via e portare tutto a Roma. No? Questo è il senso dell'iniziativa di oggi che io sostengo e che intendo ovviamente far presente a chi di dovere, a chi può decidere. Continua la protesta dei Forconi, si lamentano per le tasse troppo alte, c'è una novità però in regione, è passata in giunta la riscossione appunto a livello regionale dei tributi. Sì, è una novità importante, è un punto del programma che oggi abbiamo attuato, è l'inizio della rivoluzione, cioè la riscossione dall'anno prossimo delle imposte regionali sarà fatta dalla regione e non più da Equitalia. Avevamo preso l'impegno di sostituire Equitalia con la riscossione regionale, questo comincia ad avvenire con la delibera di oggi. Saranno costi ridotti per i cittadini e sarà anche un modo di procedere più umano, che tiene conto delle condizioni anche di difficoltà in cui sono i cittadini, in cui sono i contribuenti e condizioni di cui oggi Equitalia non tiene conto. Noi vogliamo un rapporto corretto con i contribuenti, con chi paga le tasse, ma anche tenendo conto delle condizioni di difficoltà in cui si trovano. E oggi è stato fatto un primo importante passo in questa direzione, sono molto soddisfatto della decisione che abbiamo preso, impegnativa perché ci mette nella posizione di responsabilità, ma siamo assolutamente in grado di farlo e questo è il futuro. Costituirete una società apposita per la riscossione? Per adesso non serve, ci lavoreremo perché l'ambizione è quella di essere noi a sostituire completamente Equitalia, non solo per le imposte regionali ma per tutte le imposte. Anche quelle che vanno allo Stato, così magari ce le teniamo e risolviamo tutti i nostri problemi. Cominciamo oggi un percorso che si deve concludere entro breve con la sostituzione completa di Equitalia da parte delle strutture regionali interne ed esterne. Da Torino partiranno i Forconi Leghisti domenica? Da Torino partirà la nuova fase della Lega, il nuovo segretario che verrà eletto dal congresso, Matteo Salvini, un giovane capace, brillante, con le idee chiare e quindi saremo tutti al suo fianco. È un'operazione che ho voluto io, sono molto soddisfatto ed è avvenuta nel momento giusto, in cui la necessità di ricambio ai vertici dei partiti è molto forte e noi abbiamo dato una risposta assolutamente convincente. Nessun imbarazzo per la presenza della famiglia Le Pen? La famiglia Le Pen? Marine Le Pen. Noi abbiamo invitato i partiti politici, saranno tantissime delegazioni. Imbarazzo per cosa? Nessun imbarazzo, è il primo, se parla del partito della Marine Le Pen mi sembra che sia il primo partito in Francia. L'imbarazzo dovrebbe essere di quelli che non hanno capito l'evoluzione di questo partito dal vecchio Le Pen alla nuova Marine Le Pen. Nessunissimo imbarazzo, anzi io la vedo come una grande opportunità per costituire una nuova rete europea di partiti eurocritici, non euroscettici. Noi non siamo contro l'Europa, non vogliamo uscire dall'Europa, vogliamo un'Europa diversa, più democratica, più federalista, più efficiente, più efficace, l'Europa delle regioni.